Buongiorno a tutti, sono Paolo Trippini, sono qui nelle vesti di delegato APCI per raccontare un po' le cucine fatte con i prodotti del bosco e la selvaggina. Iniziamo con il primo prodotto che è lo spezzatino di cinghiale tosco emiliano. Quindi faremo uno spezzatino di cinghiale tosco emiliano con una spuma di erbe spontanee e della cipolla in agro dolce. Quindi abbiamo preso il nostro spezzatino che troviamo già spezzato nelle nostre buste e lo mettiamo a marinare con del latte. Facciamo questa marinatura con del latte e con le erbe classiche per fare la marinatura. Quindi sedano, carota, cipolla, ok? La marinatura dura 12 ore in frigorifero. Foglie di salvia, alloro, rosmarino e chiudiamo con del ginepro. Andiamo a mettere il latte. Perché il latte rispetto al vino che si usa di solito? Usiamo il latte perché il latte, le proteine del latte aiutano ad ammorbidire la carne e a togliere ancora un po' di più quella parte di selvatico che ha di solito il cinghiale. Qui abbiamo la fortuna di avere un cinghiale italiano, quindi delle nostre terre, quindi questi nostri cinghiali sono un pochino più corposi, hanno ancora questa parte ferrosa e questa parte di selvatico che a noi piace molto. Quindi adesso li andiamo a ammorbidire con un po' di latte, poi andremo a fare il passaggio della cottura, lo cuoceremo con del vino rosso. Passate le 12 ore di marinatura del cinghiale nel latte, lo andiamo a togliere dalla marinatura, togliendo tutti gli odori che abbiamo messo, e lo andiamo a mettere in casseruola per la cottura. Quindi, casseruola, mettiamo olio. Il latte ci aiuterà poi nella cottura a renderlo un pochino più cremoso. Ok, adesso aggiungiamo al cinghiale, andiamo ad aggiungere le verdure fresche, quindi carota, sedano, tagliato tutto a cubettini piccoli, sedano, carota e la cipolla. Poi andiamo ad aggiungere dell'aglio, quindi dell'aglio in camicia, lo schiacciamo leggermente così da far prendere un pochino di sapore. Iniziamo ad aggiungere di nuovo le erbe aromatiche che abbiamo aggiunto prima, quindi alloro, mettiamo della salvia, del rosmarino e ancora i grani di ginepro. A questo punto qua lo facciamo rosolare. La parte della rosolatura è molto importante. In questo caso qua la carne di cinghiale, avendo marinato, quindi avendo assorbito del liquido, lo rilascerà adesso all'interno della casseruola. Noi dovremo fare attenzione a farglielo assorbire bene e poi dopo, a questo punto qua, andremo ad aggiungere il vino rosso per svinare, per dare quella parte più di consistenza al nostro spezzatino. La parte della rosolatura andrà fatta con fuoco vivo, quindi a fiamma molto alta, in modo che non, da noi di solito si dice, non si bollisce, quindi non diventa lesso il cinghiale, ma viene rosolato bene con il grasso. Non abbiamo messo ancora sale, perché il sale lo mettiamo una volta che ha completato la rosolatura, quindi che ha riasciugato i suoi succhi, perché il sale per osmosi ci tira fuori il liquido, quindi avremo ancora più liquido e faremo ancora più difficoltà poi a farlo rosolare bene. Ok, quando i liquidi sono completamente asciutti, quindi come si può vedere qua abbiamo praticamente l'olio che sfrigola, quindi che sta rosolando bene la carne, arriva il momento di aggiungere sale e pepe e ora arriva il momento di sfumare con vino rosso. Mettiamo abbondante vino rosso, non deve coprire la carne ma deve essere a circa metà della carne. A questo punto qua, sempre a fiamma viva, facciamo evaporare tutta la parte alcolica del vino. Poi, una volta che questa parte alcolica del vino è evaporata, noi andiamo a continuare la cottura. Voi calcolate che questo spezzatino qua dovrà cuocere almeno in 45-50 minuti. Quindi andiamo a continuare la cottura tenendolo coperto e aggiungendo eventualmente del liquido caldo in caso di bisogno. Allora, nell'attesa che il nostro spezzatino di cinghiale continua la sua cottura, aggiungendo eventualmente dell'acqua
calda nel caso si asciugasse un po' troppo. Iniziamo a fare delle preparazioni che poi servono per completare il piatto. Una di queste è la cipolla in agro dolce. Quindi cipolla in agro dolce facciamo scaldare in una padella dell'aceto con dello zucchero. Ok? Aceto di vino rosso e zucchero. La proporzione sono due parti di aceto e una parte di zucchero. Lo facciamo scaldare fino a che non si scioglie lo zucchero. Quando vedete che ecco, prende questo bollore qua, andiamo semplicemente a mettere all'interno le nostre cipolle tagliate a spicchi. Questa qui è una cottura molto veloce, sarà l'aceto che poi continuerà a cuocere le cipolle. Una volta che ha preso il bollore andiamo a coprire, okay? Così con i suoi vapori si cuocerà la cipolla. Andiamo ad aprire, andiamo ad aggiungere un filo di olio, prendiamo il fornello e aggiungiamo un filo di olio e un pizzico di sale. Queste qui servono l'olio per lucidare poi la parte delle cipolle, quindi per avere anche un bel colore lucido, e il sale serve per contrastare un po' la parte dolce acida che avremo dalla soluzione di aceto e zucchero. Copriamo e lasciamo riposare. Continua la nostra cottura del cinghiale, abbiamo fatto le nostre cipolle, adesso andremo a fare la spuma di erbe che andrà sopra lo spezzatino, quindi quello che poi andrà a coprire un po' lo spezzatino. Spuma di erbe, utilizziamo le erbe del momento, quindi in questo momento cicoria e spinaci sono le due erbe. Non facciamo altro che pulirle, togliere le foglie gialle, quelle sporche, le bolliamo in acqua, raffreddiamo in acqua e ghiaccio e poi le andremo a frullare in un contenitore con del mini pimer, aggiungendo dell'olio per montare un pochino la nostra purea. Quando avremo ottenuto la nostra purea la passiamo al setaccio e poi andiamo a proseguire col metterlo nel sifone. Quindi questa è la nostra purea, la andiamo a mettere nel sifone. Il sifone per montare la nostra spuma ha bisogno di una parte grassa. In questo caso abbiamo messo un pochino di olio prima, ma aggiungiamo un pochino di panna, che in percentuale è il 10% sulla quantità del sifone. Questi qui sono sifoni da mezzo litro. Su 500 grammi di prodotto di purea andiamo a mettere il 10% della panna. Poi andiamo a mettere la nostra carica. Sul sifone da mezzo litro è sufficiente una carica, se dovessimo usare quello da litro hanno bisogno di due cariche. Questo, una volta che l'abbiamo caricata, ha bisogno di riposare qualche minuto per assorbire un po' tutta la carica. Ok, sono passati i nostri 50 minuti e siamo arrivati a cottura con il nostro spezzatino di cinghiale. Come vedete è già cremoso senza l'aggiunta di farina o altro, questo è dovuto dal latte che abbiamo messo nella parte di marinatura, quindi che ha assorbito il cinghiale in marinatura e poi ha rilasciato in cottura. A questo punto qua ci manca solamente da impiattare, quindi ora abbiamo il nostro spezzatino, abbiamo le cipolle in agro dolce e la spuma di erbe. Andiamo a mettere sul fondo del piatto il nostro spezzatino. Allora, andiamo a mettere, abbiamo messo nel fondo dello spezzatino, adesso andiamo a mettere la nostra spuma di erbe. La nostra cipolla in agro dolce. Lo zucchero che l'ha leggermente caramellate. Andiamo a completarlo con un po' delle erbe che abbiamo ridotto in spuma, le andiamo a rimettere nella parte superiore in foglie. Un po' da ricreare un po' il bosco dove vivono i nostri cinghiali.
spezzatino di cinghiale tosco emiliano, spuma di erbe, cipolle in agrodolce.